Sí.
Che cos'è stato, figliuola mia? Il reuccio mi ha tirato un calcio e mi ha rovesciato ogni cosa. Sia fatta la volontà di Dio. Il reuccio è padrone. Le vicine non capivano nella pelle dall'allegrezza. Il reuccio gli aveva menato un calcio. Le stava bene a spera di sole. Il reuccio, pochi anni dopo, pensò di prendere moglie e mandò a domandare la figliuola del re di Spagna. Ma l'ambasciatore arrivò troppo tardi. La figliuola del re di Spagna s'era maritata il giorno avanti. Il reuccio volì impiccato l'ambasciatore, ma questi gli provò che aveva spesa nel viaggio mezza giornata di meno degli altri. Allora il reuccio lo mandò a domandare la figliuola del re di Francia, ma l'ambasciatore arrivò troppo tardi. La figliuola del re di Francia s'era maritata il giorno avanti. Il reuccio volé a ogni costo impiccato quel traditore che non arrivava mai in tempo, ma questi gli provò che aveva spesa nel viaggio una giornata di meno degli altri. Allora il reuccio lo mandava dal Gran Turco per la sua figliuola, ma l'ambasciatore arrivò troppo tardi. La figliuola del Gran Turco s'era maritata il giorno avanti. Il reuccio non sapeva darsi pace. Risposta del mago, la costernazione del re fu grande. Spedì da capo i corrieri.
Si fecero gli sponsali, il reuccio e Tizzoncino.